Ciao a tutti, io sono Mr. Freak e questa qui è la prima serie del mio canale, o meglio Super Mario 64DS. Come probabilmente alcuni di voi mi conoscono perché, beh, io sono nei video di Simone e di Super Mario Bros. DS. E visto che niente si può fare di YouTube, la prima serie che decidi fare è Mario 64DS. Cioè, tecnicamente sarebbe dovuta essere con lui, ma visto che sto programma fa schifo, non me lo permette. Ma perché lui fa, tipo, usa il suo primo account per fare i video, il suo secondo account, che non è il suo tablet, per il vocale di Discord, visto che io non ho altro dispositivo per fare questo operazione, sono da solo! Vabbè. La troviamo la intro. Detto, sarebbe dovuto uscire ieri di Mario 64DS, però visto che c'è stato un problema nell'audio della mia voce, che sentiva troppo piano, che ora spero che si senta bene. Lo vedrete oggi. Ecco. Comunque vi ho scaricato la ROM versione, beh, americana, quindi devo tradurre. Quindi partiamo già. Yoshi, Yoshi. Senti, Mario non è ancora tornato. Sì, lo dico prima che a fargli testo, perché ops, vabbè, perché questo gioco lo conosco troppo bene. Quindi sì, questo qua io penso sia il plot più semplice, ma anche perfetto per un gioco di Mario. Mi basta fare la principessa esplorando i livelli nel castello. Beh, essendo questa qui la versione DS, ci sono cose diverse dalla versione 64, meglio, beh, che ho adesso io nei Yoshi, Luigi e Wario. E altre robe. Cioè, che ci sono più stelle. Porta era bloccata, cosa che nell'originale non c'era. Vabbè, comunque. Oh, sembra che la porta è bloccata, eh? Ho visto un coniglio correre via con una chiave in bocca. E perché non guardi il touchscreen, Yoshi? Si indica giù, invece è accanto. Che genio. Andiamo a prendere quella chiave. Comunque in base a quanto tempo avrò a disposizione, vedremo quante stelle farò per episodio. Ah, non mangiarmi! Io non ho un buon gusto, lasciami andare! Addio. Cioè, addio, no, è uscito! Ah, pensavo che fosse la fine per la mia intera vita. Sembrava morire nei miei occhi. Era paventoso. Vabbè, tieni la chiave. Chiave? Comunque letteralmente nel primo tentativo ho preso 3 stelle, quindi ho dovuto letteralmente cancellare il salvataggio. Beh, almeno sempre in via di qualche altro certo errore, per sapere cosa intendo. Comunque un pochino di informazioni che riguardo il mio canale. Il banner del canale mio è la copertina, quella dove c'è scritto Mr. Freak, Super Mario, Kirby e altro, tipo. Nintendo l'ha fatta Pokéblade 27, che è sempre un amico di Discord. A proposito di Discord, c'è il mio server in descrizione. Dai, continuiamo. Benvenuto, non c'è nessuno a casa. Ora vattene, non tornare mai più. E invece non andiamo avanti, non ce ne frega niente. Ok. Io da piccolo non capivo mai che bisogna andare da di qui. Infatti c'è una cosa. Che cos'è? Un gioco di esplori il castello punto e basta. Poi appena ho scoperto questo qua in una serata d'agosto. E domeniche d'agosto. Vabbè. Ho detto, ecco com'è che si va avanti. Ed ecco fatto, spiegato. Insomma, ho spiegato come ho scoperto a giocare a Mario 64. Beh, avevo 9 anni e l'ho finito al 100%. Quello è il bello. Comunque, cercando Mario, sei finito nel mezzo di un campo di battaglia. Ma dov'è Mario? Prima di tutto parla con una buonombra. In Starter Mode puoi farlo premendo A, ma nel mio caso certo perché uso un controllo PS4 nonostante non ho una PS4. Che genio! Comunque, di sicuro ti aiuterà. E invece non ci vediamo.
Andiamo. Poi anche tecnicamente alcune persone, e per alcuni intendo quasi tutti, odiano i controlli della versione DS. Motivo? Solo uno, perché tecnicamente bisogna giocare a questo gioco con un D-pad e il giocatore è tutto riguarda muoversi a 360 gradi, avere 360 movimenti, o meglio muoversi a 360 gradi, appunto. Quanto la spazzatoia. Oh, qua non vedo più il più veloce la salita, non l'ho mai notato. Anche queste sono queste palle enormi. Scusate, viva gli errori. Non dicevo, queste palle enormi che nessuno ha mai capito cosa sono. Alcuni dicono sono palline del flipper, invece non sembrano. Non lo so, a me sembrano palle di cannone, perché palle del flipper nere non le ho mai viste. Spacca uovo! Comunque spero che stavolta l'audio si senta decentemente. Come ho detto ieri che la mia voce non si sentiva affatto? Tipo? Sì. Comunque prima o poi vedrete che farò una serie in qualcosa dove potrà parlare anche Simone. Ah, poi prendo la moneta e dico, wow, mi cura la vita, e invece c'era là il cuore. Vabbè. Comunque, con l'aggiunta di Yoshi, che per le prime stelle devo usare per forza Yoshi, alcuni boss le hanno cambiati, come per esempio la prima lotta contro Rebobomba. A proposito di Rebobomba, questo si chiama Grande Bobomba. Sì, niente, i re li chiamano semplicemente grossi nella versione americana, invece nella versione europea è tutto giusto, perché l'italiano, oddio, cioè, faccio gli errori mentre registro, invece quando gioco normalmente no. Ma che genio. Oddio, non ci ho capito niente, perché io gli ho lanciato la bomba, appena gli ho lanciato la bomba lui mi ha preso, però si è anche fatto male. Insomma, indescrivibile. Oh, già finito. Bene. Vediamoci la stella. Yeah. Vediamo quanto sto durando il video. 8 minuti e 5. Ok, facciamo altre due stelle e basta per oggi. Proviamo e continuiamo. Almeno per ora. Oh wow, hai preso una stella, una delle stelle rubate. Adesso capire altre porte del castello. Puoi andare o al piano di sotto nella fortezza di Wop, oppure nel piano di sopra. Ok, andiamo. Ecco un'altra aggiunta, che praticamente questa porta di qua non si apre, questa qua con la stella grossa non si apre più con 8 stelle, ma con 12, perché con 8 si apre la porta con cui si blocca Mario. Poi vabbè, quella di 150 sono uguali, quella di 70 adesso ne richiede 80. Oddio. Comunque, beh, prima di fare lo vestibolo segreto facciamo qua. Leggendo il potere delle stelle, la porta si apre. Comunque, del resto, nei video in cui io sono con Simone, Super Luigi Channel, c'è una cosa stranissima. Che, cioè, il mio audio si sente da schifo. E invece, però, con il registro si sente buono. Non so perché. No, perché il microfono nel mio telefono cambia quello che deve fare, cioè cambia la qualità dell'audio quando mi pare piace. E ciò non va bene, perché nel video di Simone sembra che la mia voce faccia schifo, cioè l'audio del mio microfono faccia schifo. Invece poi quando registro io il microfono è buono. Perché? Comunque non lo so se lo completerò al 100% ma al 64. Ditemi cosa ne pensate voi nei commenti, dovrete se l'ho completato al 100% oppure no. Forse un pochino più avanti nella giornata è un video chiamato Not So Bot in Anashville, che sarebbe letteralmente tipo una meme che inventerò io di Not So Bot. Letteralmente, ah wow, chi vuole triggerebbe. Anche wall normale.
un castello di Mario. E ora siamo Mario. Yeah. Mentre cercavi le stelle, hai trovato il cappello rosso, te lo metti e voilà, adesso sei Mario. In età standard, premi A per prendere gli oggetti e dargli i pugni. Adesso puoi fare anche il famoso wall jump, anche se si chiama wall kick, non so perché. Basta che premi A e poi lo premi di nuovo mentre sei attaccato a un muro. Non ti pensa come tutti non arrenderti. Io mi ricordo perfettamente i dialoghi della versione italiana. Tanto faccio una piccola cosa, meglio se ti fa male il tuo cappello fa bye bye, però preferisco fare questa cosa con gli occhi effettivamente, perché queste piattaforme di flutter jump di Yoshi, questa qua è estremamente utile. Attenzione! Basta questi errori. Adesso per chi se lo stesse chiedendo, cioè nessuno, però vabbè, volevo darvi delle curiosità mentre giocavo, almeno per non distrarvi. Il DS è la console più venduta di Nintendo, è il secondo posto delle console più vendute al mondo, perché ha venduto 150 milioni di copie, cioè di DS, proprio di tutti, nel senso DS, DS Lite, DS e DS XL, proprio assieme 150 milioni di unità. Invece è stato venuto di tutti, lo supera solo per 5 milioni ed è la PlayStation 2. Ok, io. Oh, ciao, dove sono? Io lo faccio tantissimi fail registrando, oltre al più grosso, quello dell'audio, ma vabbè. Comunque già cosa dite? Ma vi fate arrabbiare! Vi fate le case, i castelli, le strade e ci camminate di sopra. Vi pare normale? No! Ok. Questo boss è stupido. Se sei brava a farlo, ovviamente. Perché ieri col vecchio programma che stavo per registrare, beh, laggava tutto. E succedeva quello che è appena successo. Come è successo? Se non stava lagando. Oddio, anche i glitch di Mario 64 ci devono essere. Cioè, mi ha schiacciato il suo piede. Perché dov'è l'ultima foto? Attenzione. Cioè, il suo piede mi trolla. Aspettate, faccio un taglio e torno dal boss. Non proprio dal boss, ma rieccoci qua. Comunque fra poco raggiungo i 15 minuti di registrazione, però non è un problema, tanto già il mio account l'ho verificato. Cioè, Simone l'aveva letteralmente verificato subito dopo che aveva fatto quel video di Mario Bros. DS. Subito dopo l'ha dovuto confermare. Io non morirò stavolta. Sì, mi sa che muoio perché lo disse quello che già ha perso un quarto d'energia. Da piccolini che c'erano prima. Perfetto. Vabbè, dando l'ultimo colpo, non credo che possa morire. Esattamente, ho vinto. No, ho schiacciato di nuovo. Sono solo una stupida pietra. Ovvio che sono una stupida pietra. I pump sono pietre. Che stella. Yeah. Bene ragazzi, per prendere un'altra stella, adesso prendiamo l'ultima per questo episodio. E beh, avremo finito e ci vedremo alla prossima, non so quando sarà, però credo... credo sia domani, perché dopo faccio not so botting, ragazzi, sarà divertente, lo so già. Già ve lo lascio immaginare, perché già me lo immagino nella mia testa. Vediamo sta porta. Ok, del resto il DS dalla grafica sembra, sapete cosa sembra? Una versione Nintendo della prima PlayStation? Sì, perché le grafiche sono simili. Andiamo! Adesso c'è una stella impossibile che tutti odiano, che è letteralmente quella
Quella di fare 20, cavo, di fare la stella in 20 secondi. È impossibile. Non ci riesce nessuno. Cioè, nel senso, sì, ovvio che è possibile, ma ci mette tanto impegno. E oddio, cos'è appena successo? Ma ve l'importante che abbiamo adesso una stella. Fine! Per questa puntata è tutto. Grazie a tutti di aver visto questo primo episodio e da Mr. Freak è tutto. Alla prossima!